In molte specie di farfalle si è visto che ci sono accoppiamenti multipli, anche più di quelli che sarebbero necessari per fecondare le uova, come per esempio in questa Papilio lowi delle Filippine. Il maschio durante l'accoppiamento passa alla femmina una spermatofora. Questa spermatofora contiene lo sperma e anche altre sostanze che la femmina può utilizzare per produrre più uova e quindi avere un maggior successo riproduttivo. Quindi le farfalle digeriscono anche con l'apparato riproduttore. Incredibile. Noi no. Ciao da Manuele Francesco, questi sono gli sciottini di X vs Y, tutto quello che non sapevate di voler sapere sulla scienza della riproduzione. Si vede che la... No, perché non mi vado a si vede, porca paletta? Non si dice paletta comunque. Il maschio durante l'accoppiamento passa alla femmina una spermatofa. La spermatofa, questa è buona.